Ben ritrovati dalla redazione di Cosmopolis Media, ecco le nostre notizie. Sono 44.489 i nuovi casi di Covid registrati in Italia nel bollettino nazionale del 17 maggio a fronte di 335.217 tamponi effettuati. 148 i decessi rilevati, il tasso di positività è pari al 13,3%. In Puglia riscontrate 3.355 nuove positività, di cui 501 a Taranto, insieme a 14 vittime. Delle 87.807 persone attualmente positive in regione, 433 sono ricoverate in area non critica e 28 in terapia intensiva. Dal prossimo 1 giugno saranno riattivati i CUP, i centri unici di prenotazione, in provincia di Taranto. Ad annunciarlo il consigliere regionale Vincenzo Di Gregorio, vicepresidente della Commissione Sanità, che ha espresso tutta la soddisfazione per il provvedimento parlando di giusto ripensamento dell'ASL. Ci sono voluti 7 mesi, chiosa però Di Gregorio, per riattivare dei servizi che già c'erano e funzionavano. Addetti ai lavori e cittadini hanno vissuto in questo periodo non pochi disagi. A seguito di numerose denunce di furto di generi alimentari e di prodotti per la casa sporte dai responsabili di vari supermercati della città ionica e della provincia, i carabinieri della sezione operativa di Taranto hanno focalizzato l'attenzione su un nucleo familiare composto da 4 cittadini romeni, un 45enne, una 42enne, padre e madre, e un 21enne, il figlio, con la sua compagna 19enne. I militari hanno deciso di eseguire una perquisizione domiciliare nella loro abitazione e una volta in casa hanno ritrovato, con notevole sorpresa, un'ingente quantità di prodotti alimentari, di cosmesi e di igiene per la casa conservati in una stanza adibita a magazzino. I 4 romeni avevano infatti predisposto il loro appartamento come deposito per lo stoccaggio di un'enorme quantità di merce risultata provento di furto, del valore complessivo di circa 15.000 euro. I carabinieri durante la perquisizione hanno inoltre accertato un allaccio abusivo alla rete elettrica. Tutto il nucleo familiare è stato denunciato in stato di libertà per il reato di ricettazione, mentre i 2 genitori anche per furto di energia elettrica. Parte dei prodotti rinvenuti dopo il riconoscimento è stata restituita ai supermercati depredati, mentre la restante merce è stata consegnata alla Caritas di Taranto e ad altre associazioni di volontariato. Il Cusionico esce sconfitto anche da gara 2, il secondo match dei quarti di finale playoff infatti è stato vinto da Rimini con il punteggio di 83-67. Nella prima metà di gara i romagnoli partono forti e accumulano un discreto vantaggio, poi dopo l'intervallo i rosso-blu provano la rimonta trovandosi contro però la difesa organizzata della Riviera Banca. Sul 2-0 è davvero difficile per Diomede e compagni, ma adesso si torna al Palafium. Venerdì 20 maggio il roster allenato da Coach Olive proverà ad allungare la serie playoff con una vittoria davanti al proprio pubblico. Questa era l'ultima notizia dalla redazione di Cosmopolis Media, è tutto, al prossimo notiziario.